fra tutte le istituzioni sociali in cui siamo nati, diretti e condizionati, non sembra esserci alcun sistema dato per scontato e così poco compreso come quello monetario. Dopo aver raggiunto proporzioni quasi religiose, le istituzioni monetarie riconosciute esistono come una sorta di dogma fra i più forti mai esistiti. Come viene creato il denaro, le politiche che vengono perseguite e quali sono i veri effetti sulla società sono però argomenti trascurati dalla maggior parte della popolazione. In un mondo in cui l'1% della popolazione possiede il 40% della ricchezza planetaria, in un mondo in cui 34.000 bambini muoiono ogni giorno per povertà e malattie che si possono prevenire, e dove il 50% della popolazione mondiale vive con meno di $2 al giorno, una cosa è chiara, c'è qualcosa di profondamente sbagliato. E consapevoli o no, il sangue che dà vita a tutte le nostre istituzioni, e quindi alla nostra stessa società, è il denaro. Quindi comprendere le istituzioni del sistema monetario è fondamentale per comprendere perché il nostro stile di vita è così. Sfortunatamente l'economia è spesso considerata caotica e noiosa, e lo scorrere di notizie in gergo economico insieme a grafici e calcoli matematici che spaventano è un ottimo deterrente per il suo studio. Comunque la realtà è che la complessità associata con il sistema finanziario è soltanto una maschera progettata per nascondere uno dei meccanismi socialmente più paralizzanti che l'umanità abbia mai introdotto. Parecchi anni fa, la Banca Centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve, ha elaborato un documento intitolato Funzionamento moderno della moneta. Questa pubblicazione rappresenta nel dettaglio le procedure istituzionali per la creazione della moneta, utilizzate dalla Federal Reserve e dalla rete di banche commerciali mondiali che sostiene. Nella pagina iniziale si illustra l'oggetto della pubblicazione. Lo scopo di questa pubblicazione è descrivere le basi del processo di creazione della moneta in un sistema bancario a riserva frazionaria. Poi procede nella descrizione di questo processo a riserva frazionaria, facendo uso di terminologia bancaria varia, la cui sintesi può essere qualcosa del genere. Il governo degli Stati Uniti decide di aver bisogno di moneta. Così chiede alla Federal Reserve 10 miliardi di dollari, ad esempio. La Fed risponde, certo, compriamo 10 miliardi di dollari in titoli da voi. Quindi il governo prende alcuni pezzi di carta, su cui stampa i suoi marchi ufficiali e li chiama titoli del tesoro. Poi decide un valore di questi titoli fino all'ammontare prefissato di 10 miliardi di dollari e li invia alla Fed. A loro volta quelli della Fed stampano anch'essi un mucchio di carte, solo che queste vengono chiamate banconote della Federal Reserve, attribuendo anche a queste un valore pari a 10 miliardi di dollari. La Fed poi prende queste banconote e le scambia con i titoli. Una volta concluso questo scambio, il governo prende 10 miliardi di banconote dalla Fed e li deposita su un conto corrente bancario, e con questo deposito le banconote di carta diventano ufficialmente moneta avente corso legale, aggiungendo 10 miliardi di dollari alla base monetaria degli Stati Uniti. Eccoli, 10 miliardi di nuova moneta sono stati creati. Naturalmente questo esempio è una semplificazione, perché in realtà questa transazione avviene elettronicamente, senza carta. Infatti, solo il 3% della base monetaria degli Stati Uniti è costituito di moneta fisica. Il restante 97% esiste solo negli archivi informatici. Adesso, i titoli del tesoro sono per loro natura strumenti di debito. E quando la Fed li compra, con moneta che in realtà è creata dal nulla, il governo sta di fatto promettendo di restituire il denaro alla Fed. In altre parole, quel denaro è stato creato attraverso l'indebitamento. Questo paradosso che stupisce su come il denaro possa essere creato attraverso l'indebitamento o passività diverrà più chiaro proseguendo con questo esempio.
Allora, lo scambio è avvenuto ed ora 10 miliardi di dollari sono depositati sul conto di una banca commerciale. Qui le cose diventano molto interessanti. Basandosi sulla regola della riserva frazionaria, quel deposito di 10 miliardi di dollari istantaneamente diventa parte delle riserve di quella banca, come per tutti gli altri tipi di depositi. E circa i requisiti di questa riserva, come detto nel funzionamento moderno della moneta, una banca deve mantenere le riserve richieste dalla legge pari ad una percentuale prefissata dei suoi depositi. Poi viene quantificata affermando: sulla base delle norme attuali, i requisiti necessari della riserva per la maggior parte dei conti correnti è del 10%. Questo significa che con 10 miliardi di dollari depositati, il 10%, cioè 1 miliardo, è preso come riserva obbligatoria, mentre i restanti 9 miliardi di dollari è da considerarsi in eccesso, utilizzabili come base per concedere nuovi prestiti. Ora, è logico dedurre che questi 9 miliardi usciranno dal deposito esistente di 10 miliardi. Ma in realtà non è questo che avviene. Quello che accade in realtà è che quei 9 miliardi vengono semplicemente creati dal nulla, sulla base del deposito di 10 miliardi di dollari. Questo è il modo con cui la base monetaria si espande. Come detto nel funzionamento moderno della moneta, ovviamente loro, le banche, non concedono prestiti utilizzando realmente il denaro che ricevono nel deposito. Se facessero questo non verrebbe creata nuova moneta. Quello che fanno quando concedono un prestito è di accettare delle specie di cambiali, i contratti di mutuo, in cambio di concessioni di credito, liquidità, sui conti correnti dei mutuari. In altre parole, i 9 miliardi di dollari possono essere creati dal nulla, semplicemente perché esiste domanda per quel tipo di mutuo e che c'è un deposito di 10 miliardi che soddisfa i requisiti obbligatori della riserva. Supponiamo che qualcuno entri in questa banca e prenda in prestito questi nuovi 9 miliardi a disposizione. Dopodiché, costui probabilmente prenderà quel denaro e lo depositerà nel proprio conto corrente. Il processo quindi si ripeterà. Quel deposito entrerà a far parte della riserva di quella banca, il 10% verrà accantonato e a sua volta il 90% dei 9 miliardi, cioè 8,1 miliardi, è ora disponibile per creare nuovo denaro per nuovi prestiti. E naturalmente quegli 8,1 miliardi possono essere di nuovo prestati e ridepositati, creando 7,2 miliardi, poi 6,5 miliardi, poi 5,9 e così via. Questo ciclo di creazione della moneta e dei depositi bancari può tecnicamente andare avanti all'infinito. Da un calcolo matematico risulta che si possono ottenere 90 miliardi di dollari sulla base degli iniziali 10. In altre parole, per ogni deposito che viene creato nel sistema bancario, una somma di denaro circa 9 volte superiore può essere creata dal nulla. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Ora, dato che sappiamo come viene creata la moneta attraverso il sistema a riserva frazionaria, una domanda logica, seppur illusoria, dovrebbe venirci in mente. Cosa dà vero valore a questa moneta? La risposta è il denaro che già esiste. La nuova moneta essenzialmente ruba valore alla base monetaria esistente. Ad ogni incremento di moneta complessiva in circolazione corrisponde un incremento della domanda di beni e servizi e, per la legge della domanda, si ottiene l'equilibrio. I prezzi aumentano riducendo il potere di acquisto di tutta la moneta complessivamente in circolazione. Questa viene generalmente chiamata inflazione e l'inflazione è praticamente una tassa collettiva nascosta. Qual è il messaggio che si ottiene di solito? Che si sta inflazionando la moneta? Non dicono indebolendo la moneta, non dicono che perde valore, non dicono che le persone sono ingannate, dicono abbassiamo i tassi di interesse. Il vero inganno è quello di distorcere il valore del denaro. Quando noi creiamo il denaro praticamente dal nulla, non abbiamo risparmi, tuttavia c'è il cosiddetto capitale. Quindi la mia domanda si può sintetizzare in questo: come possiamo nel mondo risolvere il problema dell'inflazione? Aumentando l'offerta di moneta, ottenendo quindi più inflazione. Naturalmente non si può. L'espansione monetaria del sistema riserva frazionaria è intrinsecamente inflazionistica. Attraverso l'espansione della base monetaria, senza che ci sia un proporzionale incremento di beni e servizi, si riuscirà sempre a far diminuire il potere di acquisto. In effetti, dando una rapida occhiata all'andamento del valore storico del dollaro USA raffrontato con quello dell'offerta di moneta, si evidenzia questo definitivamente. La correlazione è inversa, ovviamente. Nel nostro sistema il denaro è debito. Un dollaro nel 1913 corrispondeva a 21,6 dollari nel 2007.
Si tratta di una svalutazione del 96% iniziata con l'introduzione della banca centrale. Ora, se pensate che questa realtà dell'inflazione intrinseca e permanente sia assurda e antieconomica, la vostra concezione verrà sminuita se consideriamo come il nostro sistema finanziario funziona realmente. E il debito è denaro. Questo è un grafico dell'andamento dell'offerta di moneta dal 1950 al 2006. Questo a destra riguarda l'andamento del debito nazionale USA nello stesso periodo. Notate che l'andamento è pressoché identico. Perché più denaro circola, più c'è debito. Più c'è debito, più c'è denaro. Per dirla diversamente, ogni singolo dollaro nel vostro portafoglio è un debito con qualcun altro. Ricordate, l'unico modo per creare moneta è attraverso un prestito. Perciò, se tutti nella nazione fossimo in grado di estinguere i nostri debiti, governo compreso, non rimarrebbe alcun dollaro in circolazione. Effettivamente, l'ultima volta che nella storia americana il debito nazionale era completamente saldato fu nel 1835, quando il presidente Andrew Jackson fece chiudere la banca centrale esistente precedente alla Fed. Effettivamente, l'intero programma politico di Jackson era rivolto a questo scopo, cioè di far chiudere la banca centrale. Dichiarando ad un certo punto: "I tenaci sforzi che l'attuale banca ha compiuto per riuscire a controllare il governo non sono altro che segni premonitori di quello che attende il popolo americano, che dovrebbe essere deluso della costrizione di questa istituzione o di un'altra simile." Sfortunatamente il suo messaggio ebbe vita breve. I banchieri riuscirono a far istituire un'altra banca centrale nel 1913, la Federal Reserve, e finché esisterà il debito sarà permanente, è sicuro. Sinora abbiamo discusso del fatto che il denaro viene creato dal debito attraverso prestiti. Questi prestiti si basano sulle riserve bancarie e queste dipendono dai depositi, e attraverso questo sistema della riserva frazionaria ciascun deposito può creare per 9 volte il suo originale valore, determinando una perdita del potere di acquisto della moneta esistente con conseguente aumento dei prezzi. E dato che tutta questa moneta viene creata attraverso il debito e circola in modo casuale attraverso il commercio, gli individui vengono scollegati dal loro debito iniziale e si crea uno stato di squilibrio in cui la gente è costretta a competere per lavorare al fine di ottenere abbastanza denaro dalla base monetaria per coprire il costo della vita. A differenza di quanto può sembrare, c'è ancora un elemento mancante in questa equazione. Ed è questo elemento che rivela la vera natura fraudolenta del sistema stesso. L'applicazione di un interesse. Quando il governo prende in prestito denaro dalla Fed o una persona prende prestiti dalla banca, il prestito va restituito insieme ad un interesse. In altre parole, quasi tutti i dollari in circolazione